Vorrei fare un sentito ringraziamento a BMW per averci dato questa M4 in pandan con i miei occhiali. Di che cosa stiamo parlando? Di una vettura che è un mostro da strada, ma anche un mostro da pista, lungo 4,67 m, largo 187 cm e alto, vedete, pochissimo, 138 cm. Con una serie di raffinatezze particolari che vanno a migliorare l'aerodinamica, i doppi listelli M nella calandra e gruppi ottici full LED adattivi che vanno non soltanto a illuminare al meglio la strada che ci precede, ma vanno anche ad abbracciare i veicoli che ci precedono senza mai disturbarli, quindi anche con l'abbagliante. In taglio laterale vedete altri particolari che migliorano l'aerodinamica, per esempio gli specchietti che sono disegnati ad hoc per questo tipo di modello. Vedete anche i cerchi da 19 con queste pinze dorate meravigliose che fanno parte però soltanto di uno dei 1000 optional di questa vettura, cioè i freni carboceramici da 7500 euro. Non c'è l'ingresso keyless, altro optional, ma grazie a uno sportello particolarmente ampio io riesco, calandomi nell'abitacolo, a salire a bordo e a rimanere davvero ancorato, grazie ai fianchetti che ho dietro la schiena, in una posizione di guida tipicamente racing. Vado a fare un'operazione di cui vi parlerò dopo. Il taglio posteriore, anche qui DNA completamente BMW, ma noi non abbiamo voluto anche portare questa M4 a fare la spesa insieme a noi. L'abbiamo riempita di acqua Sant'Anna, siamo riusciti a caricare 90 bottiglie da un litro, quindi non venite a dirmi che è soltanto da pista questa vettura, ci si può anche tranquillamente andare a fare la spesa, certo in pista darà il meglio di sé rispetto che quando uscirete dal supermercato. Andiamo a vedere insieme come ci sto dietro. Per farlo io devo spostare questo sedile in avanti, riesco a farlo soltanto perché ho abbassato la seduta, perché se fosse stata più alta guardate che cosa sarebbe successo. Attenzione, e questo è un neo importante, specialmente se chi vi siederà davanti non è un vatusso. Tra l'altro vedete anche che questa qualità qui del cielo, insomma, non è così interessante. Io provo a calarmi all'interno della vettura, ce la faccio nonostante sia alto quasi 2 metri. Come sto? Sto comodo? La comodità forse è un'altra cosa, specialmente per la testa, io vado a sbattere, però insomma scenderemo a qualche compromesso per riuscire ad arrivare fino a casa. Adesso il gioco vero sarà scendere da questa M4. Chiudiamo rispetto al solito facendovi vedere che cosa? Il cuore di questa vettura, il motore. Vedete la barra qui in carbonio di irrigidimento e noi adesso sapete che cosa facciamo? Chiudiamo e andiamo a guidarla. Bene amici di Automoto.it, siamo al volante di un mito, la M4, 431 cavalli, un motore 6 cilindri in linea, 3000 centimetri cubi e ben 550 Nm di coppia e già 1800 giri. Si scarsa, parte coppia scarsa. Volendo si parte a ruote fumanti, sempre derrapando, l'avete visto nella fase di introduzione, meglio dopo l'introduzione, sì ci siamo divertiti un po' a Monza, ma adesso siamo sulle strade di Montevecchia, quindi schisci, relax. Inizio a parlare di sterzo, bellissimo il volante in pelle con le impunture che riprendono i colori M, blu e rosse. Abbiamo i comandi sul volante comodi, là dove li vogliamo trovare, ovvero a portata di pollice, sulla destra quelli dell'infotainment con anche la rotellina per cambiare le stazioni radio o le tracce, sulla sinistra abbiamo invece dei comandi molto interessanti perché oltre a quelli del cruise che non è adattivo abbiamo due pulsanti M1 ed M2 perché si possono impostare due profili delle funzionalità M. Lì possiamo le funzionalità M impostare da qua, entriamo nel menu, andiamo nelle impostazioni della vettura, vedete qua M1 ed M2 che cosa si può cambiare, tra l'altro parametri che si possono modificare anche con questi pulsanti qua che abbiamo sul tunnel. Diciamo che la puoi vestire come vuoi questa M4, a seconda delle esigenze, ma anche di com'è il tuo stile di guida, anche nella vita quotidiana, insomma, ti puoi costruire intorno al tuo modo di essere, al tuo modo di guidare tutta la vettura. Ha molto dono della sintesi. Grazie. Possiamo attivare o disattivare il DSC o tararlo a metà, quindi attivo, ma ti fa un po' scodare, ti fa un po' divertire. Possiamo il motore tararlo su 3 livelli di performance, Sport Plus, Sport e Efficient. Stessa cosa per sospensioni, per la durezza dello sterzo e per la velocità di cambiata, oltre a poter configurare l'M-View. Praticamente cos'è l'M-View? Allora, abbiamo l'head-up display. Tra l'altro, bellissimo Luca, perché è bellissimo? Perché non ha la pateletta e quindi per il tuo gusto tipico da architetto, di designer di interni, insomma, piace. Esatto. Possiamo avere la visualizzazione classica con la velocità, con le indicazioni del navigatore, oppure la visione M. Adesso io schiaccio il pulsante M,
ho messo tutto in modalità cattiva e già cambia il rumore. Mi appropinquo alla rotatoria, scalo in seconda con le palette dietro al volante di questo DKG. Non possiamo fare nulla che... Questo ci voleva tagliare la strada, ma noi giù tutto il gas, Luca, vai, 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 vai. Mamma mia, alla faccia della Panda che ci voleva venire addosso e bozzare la nostra fantastica. La Panda è rimasta dietro di un'era, tra l'altro, con questa non la vedo neanche nello specchietto. Quale specchietto? Allora, parliamo un attimo di fonometri, di rumorosità, mi metto 50. Un bel 75. Ma Luca, lui ci dà la quantità, ma la qualità qua, ragazzi, un gran bel 75, esatto. Caro Andrea, la qualità è fantastica, perché avete sentito quando si apre il rumore degli scarichi. Tra l'altro cambia tantissimo il rumore quando la mettiamo in Sport Plus rispetto a quando la teniamo in Efficient. Si aprono proprio gli scarichi e il rumore è una goduria unica. Vi dicevo del cambio velocissimo, doppia frizione, cambiate che entrano proprio una dietro l'altra, pam pam pam, con anche la spinta alla schiena, spinta che rimane costante, velocissimo, molto intelligente, palette messe alla perfezione. Spinta che rimane costante, che però non va a inficiare il comfort a bordo. Saranno complici i sedili? Sedili comodissimi, regolazione elettrica, due memorie e tra l'altro una chicca. La M che vedete qua dietro, mi sposto per farvela vedere, è retroilluminata, quindi la sera fantastica l'effetto, proprio un po' tamarro, è un po' tamarro ma ci sta tutto. Tra l'altro LED che si trovano anche qua sotto il sotto la portiera, qua sotto la questa modanatura, e donano veramente eleganza al tutto. Per il resto sulla plancia inserti in carbonio, la plancia è optional, inserti in carbonio, sviluppata con tante altre cose delle quali parleremo dopo. Tipico respiro BMW e anche taglio racing con lo sdoppiamento dell'infotainment, di cui parleremo dopo. Da 0 a 100 in 4 secondi e 1 per una velocità massima autolimitata di 250 km orari. Andiamo già questa codice, cioè standard e giro freno. Mamma mia. Si sente allora in maniera tangibile la ripartizione dei carichi in frenata in emergenza, ed è pazzesco perché la macchina si acquatta e davvero tutto quello che succede quando facciamo le frenate di emergenza con le altre vetture qui non succede, sembra una frenata controllata, normale, di tutti i giorni quasi. Sta lì, ferma, stabile. Noi abbiamo l'optional 7500 euro, Luca, dei carboceramici con pinza, sei pompanti, bellissimi, dorata. Cosa cambia? Niente, Luca, niente, nel senso, niente nell'utilizzo quotidiano, perché questa è una vettura che può essere tranquillamente usata tutti i giorni nell'utilizzo quotidiano. E l'avete visto, infatti. Diventa quasi confortevole se togliamo, se mettiamo tutti i parametri in comfort. Alcuni carboceramici, soprattutto quelli Don proprio di ultima generazione, avevano il problema che andavano riscaldati. Uno prendeva la macchina la mattina, andava a prendere il caffè, macchina fredda, magari temperature attorno allo zero. Una Panda ti taglia la strada in rotatoria, pam, gli vai addosso, perché freni e non frena. Andavano scaldati. Questi carboceramici sono perfetti, l'abbiamo provata a Monza in pista, mai effetto fading, mai pedale che andava giù, sempre perfetto. Abbiamo fatto prove 0-200-200-0, assolutamente perfetti, grandissima frenata per questa M4, che tra l'altro a me piace molto anche dentro. Parliamo un attimino invece del comfort di bordo, climatizzazione perfetta, lato destro, lato sinistro si può sdoppiare, tra l'altro una cosa che mi piace molto, mantenendo l'automatino si può gestire comunque la portata dell'aria e soprattutto sia davanti che dietro, possibilità di regolare dalle bocchette se far uscire aria calda o aria fredda da queste due bocchette centrali. Ce l'ha solo BMW, mi pare, questa chicca. Sì, che l'uovo di Colombo, tra l'altro, che a me piace tantissimo, veramente comunque, uovo di Colombo. Sempre in termini di, comfort di bordo, guardate quanto spazio io ho per le gambe, è vero che sono tutto indietro col sedile e anche orientato, insomma, l'inclinazione del mio sedile in maniera un pochino più pronunciata per esigenze di ripresa, però sto davvero comodo e i fianchetti dei sedili non mi danno mai fastidio, ma rimango bloccato quando Andrea inizia a fare il tamarro tra le curve a girare di qua e di là. Allora, start and stop che adesso non è entrato, ma nel 90% dei casi in città entra. Abbiamo, se mettiamo la retromarcia, la telecamera di parcheggio nonché i sensori di parcheggio, mi sarei aspettato la 360. È un optional, Luca, si può avere, ma è un optional. Strano che sia un optional. Strano che sia un optional. Poi parliamo di prezzi. Ma quanto consuma questa bestia? Allora, bisogna sempre dire che parlare di consumi con questa vettura è sempre, insomma, un punto di domanda, perché noi adesso vi raccontiamo dei consumi in Efficient Dynamics, quindi con la modalità che sta più attenta al consumo.
Grazie a questo riusciamo a percorrere 7-8 km in città, che diventano 11 al limite autostradali e si alzano fino a 14 quando viaggiamo in maniera uniforme intorno ai 110 km orari. Se guidate in maniera racing come abbiamo fatto ieri a Monza, caliamo la grande, ma bisogna mettere in conto anche un treno di pneumatici posteriori, però, però il divertimento è veramente assolutamente assicurato. Davanti ai miei occhi, temperatura dell'acqua, giri motore, con tra l'altro l'indicazione del limitatore che varia al variare della temperatura del motore, quindi quando la macchina è fredda ovviamente non ce la fa tirare completamente. Abbiamo un LCD là a destra che ci indica la marcia che è meglio tenere, la marcia innestata ci dà l'indicazione di, del posizionamento, diciamo, del programma che abbiamo inserito, e qualche indicazione su consumo, autonomia, eccetera eccetera eccetera. Facciamo la prova da 40 a 50 in terza, tanto durerà un secondo e 20, ma sì, allora facciamola. Siamo adesso a 40, giù tutto l'acceleratore, 50, vabbè, cioè, è proprio giusto per farla con tutte le vetture. Allora, tanti optional anche per quanto riguarda la sicurezza, perché per esempio qui non abbiamo il sensore della corsia, dell'abbandono della carreggiata, è optional, però abbiamo un sensore che sente quando siamo stanchi, quindi ci avvisa e mette in protezione la vettura, in caso di incidente può anche frenarla completamente fino a 0 km orari. Abbiamo la possibilità di mettere, sempre come optional, il ripetitore dei cartelli stradali e poi c'è anche qualche altro aggeggino. Insomma, la lista degli optional è lunghissima, perché Luca, parliamo un attimo anche di prezzo. Allora, si parte da 80.000 euro per questa BMW M4. Con 80.000 euro però non andrete, secondo me, a godervi tutti quei plus che la vettura vi può dare se acquisterete anche tanti degli optional disponibili, che sono ovviamente sempre centinaia, visto le politiche lunghissimo di BMW, esatto. Ma per esempio anche il cambio è un optional da 4.500 euro, esatto. Con i carboceramici tu ricevi da 7.500, sì, insomma, per una vettura completa 100.000. Bisogna mettere a budget 100-105.000 euro, però abbiamo sotto mano una vettura che anche nei materiali è molto attenta, perché c'è ampio uso del carbonio, ampio uso del magnesio, dell'alluminio, per cercare di mantenere sempre quella ripartizione 50-50 che accentua il dinamismo di questa M4, accentuato anche dal differenziale posteriore elettronico. C'è una frizione a lamelle che lavora, cerca di non far slittare mai troppo una ruota rispetto all'altra, che devo dire in pista aiuta tanto, aiuta anche a divertirci con i burnout nel drift, se vogliamo fare i tamarri, perché questa è una vettura che può essere anche tamarra e soprattutto una vettura da guidare con tanta consapevolezza. Anche questo pulsantino per togliere i controlli di trazione o per metterli, diciamo, in modalità dormiente, va usato con moderazione, perché 431 cavalli, ragazzi, sono tanti. Se togliete i controlli e buttate giù tutto il gas, farete gran fumate bianche con la vettura che galleggerà sull'asfalto, molto divertente, ma bisogna saperla prendere, perché se la si sa prendere, ok, la si controlla. Se non la si sa prendere, pam, sbattiamo. È anche vero che se posso permettermi una vettura da 100.000 euro, probabilmente sono consapevole. No, secondo me non è proprio sempre così. Consiglio assolutamente un corso di guida sportiva prima di mettere le mani e il sedere su questa BMW M4. Tra l'altro, Andrea, se io avessi bisogno di una vettura come questa per girare in pista o per fare il tipico weekend fuori porta con la bonanza di turno, punterei certamente su M4. Se invece la volessi usare però anche nella vita di tutti i giorni, abbiamo visto che comunque con queste credenziali questo motore può essere utilizzato nella guida di tutti i giorni, punterei sulla M3. Quindi 5 porte anziché 3 porte e possibilità anche alla bisogna di utilizzare i posti dietro, che ovviamente rimangono un pochino piccoli se sto seduto io, però comunque posso scendere a compromesso grazie al PKG che mi dà la possibilità di non usare la gamba sinistra, quindi io posso andare più sotto al volante che avrei voluto io invece un pochino più piccolo, non tanto più piccolo perché non è quello del tir, però l'avrei voluto un po' più piccolo, ve lo dico così in chiusura. Ti do ragione, perché sì, forse effettivamente questo particolare lo approvo. Molto belli i materiali, molto bella la qualità, molto bello tutto, la comprerei tutta la vita perché è fantastica. Forse anch'io, sì, la M3, avendo un figlio, poi M3 è più nell'orecchio degli appassionati, la M3, M4 con questa divisione 3, 4, 5 porte, coupé, BMW, magari ha fatto un pochino di confusione, ma magari voleva mettere ordine nella propria numerazione. Luca, con questo io direi che purtroppo la dobbiamo riconsegnare oggi e quindi salutiamo i nostri amici. No, non li salutiamo, non la riconsegniamo. La teniamo, scappiamo e andiamo a rincorrere l'Audi gialla. L'Audi gialla. Vai, ciao, vai, commenti. Ciao. Ciao.
0-100 non possiamo 4, arrivarci, ma arriveremo alla velocità standard. 0-100 in 4 secondi e 1 per una velocità massima autolimitata di 250 km orari. Rifare, meno male che paura, paura ai vicini. Meno male che li ho visti. Ho visto un fuoristrada ignobile, poi ho visto sopra le sirene. Oddio, io quando ho messo mano sullo sterno. Anche perché noi rimaniamo nella velocità codice, ma sarebbe stato lo zero velocità codice che gli avrebbe sospettiti. 0,50 in un secondo e due.